Baccalà! Ciao a tutti! E benvenuti qui, dove lei si fa di qualche cosa. Nella nostra cucina virtuale. Oggi il baccalà! Bene, non lui, quello sottosale, che poi cos'è? Lo stocco quello. Stocco, io chiamo baccalà, tutto baccalà, sì, indifferentemente. Sì, in realtà c'è, quindi, il baccalà. Se sbaglia, rimproveratela, mi raccomando. Sì, rimproveratemi. In pratica, quel pesce nordico che si conserva o sottosale o essiccato al vento, non so. Comunque, quello, dopo una lunga decantazione, perché io ho preso quello sottosale, dopo una lunga decantazione in acqua, lo prepariamo insieme con una ricetta super golosa che piacerà a tutti, anche a quelli che ogni volta che sentono il nome baccalà o stocco fanno questa faccia. Bene, anche loro lo mangeranno, perché questo tipo qui lo ha mangiato. E quel tipino lì, quello piccolo, quello con saluta la febbre, saluta. Quindi spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa questo baccalà. Ed ecco gli ingredienti per il nostro stoccafisso delizioso, ma veramente delizioso, sì, perché così lo mangiano anche i bambini. Provato, sì, provato. È vero, ne ho mangiato tanto. È vero, tu, ma anche Enzo ne ha mangiato un piatto intero. Assaggiato al ristorante a Catania ai Quattro Archi, a Milo, però io non l'avevo mai fatta questa ricetta. Bravo. Una ricetta con la crema di ceci. Sì, allora, una ricetta antica della nonna, sicuramente. 200 grammi di ceci sbollentati, semplicemente. Poi 500 grammi di patate crude, 500 grammi di stocco o baccalà che preparerete a seconda che sia stocco o baccalà. Io l'ho messo in acqua una notte, il mio era stoccafisso sottosale, in acqua una notte con qualche pezzetto di limone e così lui si è ripreso. Poi 300 ml di acqua, un limone, due spicchi d'aglio. Iniziamo subito. Come prima cosa pelo le mie patate. Adesso faccio a dadini le mie patatine. A dadini come? Grandi o piccolini? A dadini. Una dadolata, allora. La dici la dadolata? La dadolata. Tagliate a dadini, quindi sciacquatele. In una padella a sponde alte o una casseruola, io userò un wok, metto un po' d'olio. Allora, questo piatto è per 4 persone, quindi metterò 5 cucchiai d'olio, così. Naturalmente i condimenti sono del tutto facoltativi, più meno oleoso, più meno salato, fate voi. Anche l'aglio? L'aglio io lo metto perché a noi piace, quindi uno spicchio d'aglio e faccio insaporire leggermente l'olio. Non faccio friggere l'olio, proprio appena vedo che si formano le prime bollicine attorno all'aglio, butto in padella le mie patate, muovo leggermente all'interno dell'olio, quindi non le faccio friggere. Assolutamente no. E metto dentro l'acqua, i 300 ml di acqua, e lascio andare. Coprirò con un paraschizzi. In un mixer verso i miei ceci, mezzo spicchio d'aglio, ne metto mezzo perché questo è grosso, il succo del limone, ne metterò uno, un cucchiaio di olio e 100 ml di acqua. E frullo tutto. Quando avremo questa cremina morbida, la preparazione sarà pronta. Questa preparazione io poi la aggiungerò alle patate in cottura con lo stoccafisso. Per adesso mettiamolo da parte. Ora prendiamo il nostro stoccafisso e asciughiamolo ben bene. Quindi io lo faccio con le salviette in carta, perché se no i canovacci mi puzzano per l'eternità. Sì. Di solito baccalà e stoccafisso sono piatti che ai bambini proprio non piacciono, anche a molti adulti non piacciono, ma questo preparato in questa maniera viene talmente buono, delicato, voluttuoso,
gustuoso che vi posso assicurare, a Capodanno ce l'hanno servito, vi dicevo, al ristorante, i bambini hanno mangiato senza capire cosa fosse tutto il loro piatto di bacchetti. E devo dire una cosa, non c'era neanche quell'odore, non era neanche troppo forte. No, l'odore viene mitigato dal limone. Allora, adesso tolgo la pelle al pesce. Quindi questo è un piatto che piace anche ai creduloni, no? Perché? C'è baccalà. Va bene. E adesso taglio a tocchi il mio baccalà, il mio stocco. Ovviamente voi non lo vedete, ma tra una preparazione e l'altra il tagliere lavatelo. Adesso dobbiamo aspettare che le patate arrivino quasi a cottura. Quando la nostra patata è a tre quarti della cottura e, come vedete, sta perdendo il suo amido, io butto dentro il mio stock. Quindi velocemente aggiungo mezzo bicchiere d'acqua, ok? In modo che si riformi questo liquidino sul fondo della padella e le patate continuino a cuocere allegramente. Di seguito aggiungo anche la preparazione di ceci, perché il tutto adesso dovrà cuocere insieme, facendo sì che gli umori e i sapori traslino tra di loro da un pezzo all'altro. Ok, cuociamo per circa 10-15 minuti, rimestando di tanto in tanto. Diciamo che le patate non devono scomparire del tutto, ma devono molto diventare cremose insieme alla passata di ceci. Quindi facciamo cuocere a fiamma bassa e ci vediamo tra 12 minuti circa. Quando bollerà schizzettando un po' ovunque e si distaccherà con un po' di fatica dal fondo, allora il piatto, la nostra zuppa, è pronta. E allora spegniamo la fiamma e lasciamolo riposare 10 minuti. A questo punto siamo pronti per impiattare. Anche qui c'è bisogno che vi dica come, perché dovete prendere un po' di cremina, poggiarla sul fondo, quindi poggiare la parte solida, il pesce. A crudo aggiungerei ancora un tappino d'olio e davvero buon appetito. Vi lascio alle foto e ci vediamo dopo. Bene, se la rima vi è piaciuta, ancora di più vi piacerà questo pesce, questa ricetta. È molto molto buona, quasi il sapore del baccalà, dello soccafisso, non si sente, ma no, non si sente perché viene sacrificato. Ma che sta facendo questa qua? Ma no, non si sente perché viene sacrificato, non si sente perché tutti i sapori si armonizzano insieme per dare vita a una poesia fantastica. Assaggiatelo e mi raccomando, state attenti. Parchi di sale, attenzione. Parchi, poco sale, sale nella ricetta non ne mettete, perché già se comprate lo stoccafisso sotto sale, no lo stoccafisso, se comprate il pesce sotto sale è già salatissimo, quindi lui basterà, seppur lasciato una notte a decantare, basterà a insaporire tutte le pietanze, sia le patate che i ceci che tutto, quindi sale, senza sale. No. Provate questa ricetta e ditemi che ne pensate. Aspetto tanti commenti felici qua sotto, perché finalmente anche i bambini mangeranno il baccalà. Quasi non se ne accorgeranno. Brava, è veramente un piatto buono anche per le feste, per non le feste, per qualsiasi ricorrenza. Anche Capodanno, bravo, anche l'onomastico. Quindi va, provate le nostre ricette sempre e tutti i giorni. Mi raccomando, condividete il video. E noi ci rivediamo sempre qua sulle vostre tavole. Ciao ragazzi, non è l'effetto del baccalà, giuro.